Grazie Antonio. Abbiamo il piacere, come diceva Antonio, oltre che l'onore, eh, di avere a Soveria Mannelli, a Sciabaca, eh, Pierpaolo Ruta, che è il titolare dell'antica Dolceria Buonaiuto ed è la sesta generazione della, appunto, di una delle dinastie di cioccolatari, come si chiamano in Sicilia, eh, della dell famiglia Buonaiuto. Alla famiglia eh, Ruta e Bonaiuto eh, dobbiamo proprio la nascita del cioccolato di Modica, quindi oltre a essere i più, la, diciamo, la, la dinastia più longeva si deve proprio a loro la nascita del cioccolato per come, per come la, la, la intendiamo oggi. Quella di, di Bonaiuto è una, storia, è una storia bellissima, intrisa di, di poesia, di, di cultura, eh, di, amore, di amore per il territorio, oltre che di una straordinaria eh, capacità imprenditoriale, naturalmente. Il tutto ha inizio con una fatalità dolcissima, appunto. Eh, la nonna eh, di Pierpaolo, eh, da bambina, all'uscita della scuola si fermava sempre davanti alla vetrina della, della dolceria a Bonaiuto. E, e finisce che la, la nonna viene adottata dalla famiglia Bonaiuto, da Francesco Bonaiuto e, e, e dalla moglie. E Francesco Bonaiuto è un personaggio eh, straordinario, un, un antifascista, una persona di, di cultura, e, e dotato di una grande raffinatezza e di un senso per il bello. E questi, questi valori poi li, li ritroviamo tutti nella, nella produzione di, di Bonaiuto. Il nonno di Pierpaolo lavorava alla, alla dolceria Bonaiuto e quindi conosce, conosce la nonna ed eredita proprio da Francesco Bonaiuto, il nonno si chiamava Carmelo Ruta, eredita l'attività la, uh, la, uh, di famiglia e quindi insieme alla nonna mandano avanti questa attività fino al 1900. 1992. Il 1992 il nonno viene a mancare, eh, lascia un'attività ancora eh, piccolina perché si, producono, se non erro, si producevano 300 kg di cioccolato all'anno, quindi capite una quantità eh, piccola, irrisoria. E quindi il 1992 è l'anno di chiusura della, della dolceria per pochi mesi. Perché il 92 è l'anno della svolta, eh, Pierpaolo eh, abbandona gli studi all'università e insieme al papà Franco Ruta decidono di mandare avanti, avanti l'attività, o meglio di far ripartire l'attività. E qui inizia la seconda parte straordinaria della storia della, eh, della Dolceria Buonaiuto e della famiglia Ruta. Perché ehm, diciamo, la storia è abbastanza singolare, nel senso che eh, la ripartenza eh, non, non accade per come ci hanno insegnato all'università negli studi di economia con business plane, eh, studi no, di, di marketing, analisi di mercato. Il riavvio avviene per, eh, diciamo sostanzialmente per fattori eh, legati sempre alla, alla cultura e all'amore per il territorio. La scintilla che fa scattare questa diciamo, quest idea di, di Pierpaolo in simbiosi con il papà è una frase di, di Leonardo Sciascia che, in un suo libro, descrive il cioccolato di buon aiuto, l'archetipo, l'assoluto. Il cioccolato altrove prodotto è, è semplicemente un'adulterazione se non la corruzione. Quindi, loro capiscono che bisogna avviare un percorso di decostruzione. Risalire, risalire eh, alle origini della, della famiglia Bonaiuto, della storia di Bonaiuto e ricominciare da lì, ripartire da lì, lasciando assolutamente fuori le logiche commerciali e le logiche, eh, le logiche di mercato. Franco Ruta, il papà di, di Pierpaolo è altrettanto un personaggio straordinario, un personaggio non è un imprenditore, non è un commerciante, un personaggio poliedrico, un comunicatore esperto di fotografia, per qualche anno fa anche l'editore mi raccontava ieri sera a cena. E quindi mh, per certi versi questa cosa rappresentava anche un problemino no? dal punto di vista proprio dell'impostazione economico-aziendale dell'azienda. Però questa quest'estro eh, quest del papà di, di Francesco insieme al lavoro ovviamente con pierpaolo riescono a ricondurre appunto a risalire a quelle origini eh, che andavano cercando ed oggi il cioccolato di modica il cioccolato buonaiuto si fa come si faceva nel settecento con la stessa identica ricetta quindi come anche antonio diceva nella presentazione non si sono fatti mai eh, abbindolare no, dalle logiche delle multinazionali del cioccolato eh, che ha l'apparenza molto bello, molto liscio, molto, molto interessante, ma poi nel contenuto un po' meno. Loro continuano a produrre il cioccolato di Modica eh, allo stesso modo, allo stesso modo del Settecento. Ovviamente eh, percorrendo questa strada non sono state le, poche le difficoltà iniziali, perché il territorio non capiva, questo cioccolato granuloso non era, non era del tutto apprezzato a modi che ancora non esisteva un turismo strutturato come può essere oggi e quindi le difficoltà, soprattutto in Sicilia, non mancavano. Per fortuna eh, dall'esterno qualche giornalista attento, tipo Davide Paolini, si accorse di questo del, del cioccolato di modica. Franco Ruta inizia ad essere invitato alle trasmissioni televisive, quindi va al Maurizio Costanzo. L'attenzione la, aumenta sempre più e quindi loro capiscono che la strada eh, imboccata è la strada, è la strada giusta, è la strada che porta comunque. A, li porta a non entrare nella nel, logica anche dell'IPG eh, e quindi eh, tutta una serie di scelte eh, abbastanza, abbastanza forti che, però alla fine premieranno, eh, premieranno l'attività. Io eh, non, non, non voglio svelare tutto il appunto proprio perché è una, una, una storia se vogliamo che va raccontata da Pierpaolo, eh, però il secondo motivo, dicevo il eh, sciacci è stata la prima scintilla, il secondo motivo appunto non, eh, decisamente non di carattere eh, economico, organizzativo, fu eh, il fatto che eh, il papà e Pierpaolo volevano, volevano eh, che un, un profumo il profumo del nonno non, non, non si perdesse il profumo del nonno e quindi il profumo del cioccolato quindi vedete motivazioni eh, diciamo molto forti li hanno spinti in, in questa avventura io eh, lo ringrazio ancora eh, poi se ci sarà tempo ti farò qualche altra domanda in seguito o comunque se il pubblico vorrà intervenire grazie grazie a voi veramente eh, ieri ho detto più volte che mi avete proiettato in una, in una dimensione quasi onirica, eh, Shabbat è un piccolo sogno che mi sono eh, ritrovato e che somiglia un po' alle, alle dinamiche che, che mi hanno portato qui, perché poi alla fine eh, credo che tutto questo racconto... Eh, Uh, si è stato costruito su, una, su un concetto, che è il concetto do, delle affinità elettive. Ci sono uh, tutta una serie di, di codici che ti permettono di andare avanti anche nel... nel il percorso, come si diceva, economico. E noi decidemmo invece di partire dalla decostruzione di codici. Quindi, nel 1992, che fu l'anno del passaggio generazionale, eh, l'intuizione, l'idea folle più che l'intuizione, fu quella di ritornare alla formula originaria. Durante la seconda guerra mondiale lo zucchero veniva dato solo a chi aveva la possibilità di fare il caffè. E quindi il nonno fu costretto a inserire questo settore bar che lentamente negli anni aveva fagocitato, logorato tutto il resto. E quindi l'idea fu quella di appunto non far scomparire l'odore che faceva eh, mio nonno, poi sono nati anche dei, dei prodotti in omaggio a queste cose: esiste, lo dico spesso, un cioccolato, la maggiorana che è il il disegno di un ricordo, il nonno che torna a casa profumando di cioccolato e la nonna che stava facendo i ravioli di ricotta con la maggiorana, e da lì è nato un prodotto che è diventato un omaggio a, a, a quel ricordo. E ritornare alla formula originaria in un momento in cui mh, il termine dolceria quasi non esisteva più nemmeno sul vocabolario, perché eh, la dolceria è già differente dalla, dalla pasticceria. Eh, si occupa più della produzione di biscotti, di torroni, di, eh, di, 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 di dolci secchi che sono eh, un confine labile tra eh, il cibo, l'alimentazione, proprio l'alimento che ti serve come nutrimento eh, e non è solamente qualcosa eh, destinato all'aspetto ludico. No? Eh, Certo, era difficilissimo perché come si diceva eh, il cioccolato, questa tipologia di cioccolato aveva eh, una fortuna. Era arrivato nel XVI secolo eh, durante la domin eh, dominazione spagnola. Eh, in Sicilia eh, c'era già a eh, inizio Settecento un, lo statuto dei cioccolattieri di Palermo che dava tutta una serie di indicazioni a chi andava a bottega per cui il ragazzo doveva trascorrere più eh, diversi anni prima di mettere mano eh, alle materie prime e aveva, veniva prodotto con questa tecnica ancestrale, cioè ci si, si metteva in ginocchio su questa pietra che ancora oggi viene utilizzata in Sud America, che viene definita metate, e a macinare i semi di cacao con un mattarello di pietra. Che in realtà era la, la, la prima tecnica, era la tecnica già illustrata nel codice eh, Mendoza, che fu uno dei primi codici che parlavano delle, delle scoperte delle nuove Indie, e poi passò in Spagna e poi arrivò eh, in Sicilia. E in realtà era una tipologia di cioccolato, come dicevo, eh, prodotto in maniera ancestrale, che era rimasto emarginato per tutta una serie di motivi. Legati all'emarginazione geografica della, della nostra zona che non aveva più avuto motivo di varcare i confini della nostra città. Per cui, come si diceva mio nonno, non produceva più di 300 kg di cioccolato l'anno, c'erano due persone che erano state a bottega da lui che avevano iniziato, ma si parlava anche di quantità molto relative, esistevano delle. Delle nonne che magari lo facevano in casa, contrariamente ad altre zone d'Italia eh, dove esiste un cioccolato di tradizione, come il Piemonte, ma non esiste una tradizione di eh, preparazione casalinga. E, e poi esisteva questa figura che mi ricordava eh, prima eh, questo signore che, 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 che è venuto a trovarci da Modica, che era la figura del cioccolattaro, che era eh, una fi la figura di una. Eh, eh, professione autonoma, per cui produceva cioccolato a casa e lo andava a vendere poi da ambulante in giro eh, per strada. Su, sulla figura di Luigi Baglieri, l'ultimo cioccolattare ambulante eh, d'Europa, noi abbiamo eh, realizzato anche un documentario qualche anno fa eh, perché per noi aveva un fascino incredibile. Eh, quindi il, il desiderio era quello, naturalmente, di non far scomparire questo cioccolato. Eh, e il momento forse era quello più sbagliato in assoluto, nel senso che proprio come si diceva era un momento in cui eh, il mondo del cioccolato stava andando verso la perfezione, verso questa eh, lucentezza impeccabile, questa, questa sorta di eh, perfezione visiva e gustativa. Eh, gli spot parlavano della scioglievolezza, eh, di tutto il resto e noi avevamo un cioccolato che era brutto in superficie. Era brutto in superficie perché... Eh, storicamente eh, non veniva, veniva saltata più a più una fase che si chiama temperaggio, che è il rispetto di una curva di temperatura che fa sì che la, eh, che la superficie eh, diventi lucida e bella. Eh, si era però preservato per questo dall'inserimento della lecitina di soia, che è un emulsionante che spesso viene immesso nel cioccolato e moltissime delle persone che sono convinte di essere allergiche al cioccolato in realtà sono allergiche alla lecitina di soia. E quindi era brutto in superficie perché in realtà storicamente non c'era, spessissimo veniva utilizzato per scioglierlo in tazza o grattugiarlo con la ricotta. Oh, esistevano anche delle, delle, delle ricette come un liepro, un cioccolattato, il coniglio al cioccolato, quindi eh, una sorta di discendente eh, del mole messicano, questa salsa che si fa con i semi di cacao e il peperoncino. Eh, non c'era bisogno che, che fosse bello alla vista, era qualcosa che doveva darti energia per affrontare la giornata e che spesso veniva sciolto e quindi non, non aveva questa esigenza, aveva una struttura assolutamente non, non apprezzabile, non apprezzata per il consumatore tipo, per cui le prime manifestazioni alle quali si partecipava eh, erano molto difficili perché eh, si cercava di... Eh, di far assaggiare questo, questo prodotto molto, molto strano, con una texture sabbiosa, granulosa, che non era sicuramente quella che ti aspettavi al palato e che creavano un pochi problemi allora, perché non c'era assolutamente conoscenza di questo prodotto. e Decidemmo, eh, papà aveva quest, questa tipologia di, di intuizioni. Eh, Decidemmo di decostruire la storia del cioccolato, di guardarci indietro piuttosto che guardare avanti, scoprendo tutta una serie di cose bellissime, cioè dei legami eh, con il mondo cerimoniale della civiltà azteca e Maya che, erano, che si erano perpetuati fino a noi. Eh, fino a inizio Novecento da noi passavano gli anziani per ritirare la carta che veniva fatta da una. È una cartiera di Amalfi, che credo sia una delle più longeve d'Italia, che era una carta, la carta briglia su cui veniva lavorato il cioccolato perché si ritenevano benefici gli effluvi del cioccolato. E questa era una sorta di, perme, di perpetuarsi de, sulle, sui poteri taumaturgici del, del cioccolato che avevano già le popolazioni indigene. Eh, fino ad oggi, eh, che è un momento importante, per cui si riesce anche a dimostrare scientificamente che già quelle popolazioni non avevano tutti torti, no? eh, perché c'è una gamma di polifenoli, di antiossidanti, di vitamine che, che se rispetti la materia prima riescono a dare risultati. Eh, e quindi questo, questo percorso fu, in questo percorso all'indietro l'intuizione fu quella di utilizzarlo come eh, testimone, cioè il cioccolato... Eh, di modica, iniziare a parlare di cioccolato di modica, il primo a parlarne fu Leonardo Sciascia ma in realtà esisteva un cioccolato particolare a modica ma non esisteva nell'immaginario collettivo il cioccolato di modica e utilizzarlo come testimone di un pezzo della storia del cioccolato che altrove era scomparso e da noi era rimasto invariato e quindi ci proponemmo in questa maniera su, su un mercato molto difficile inventandoci addirittura degli slogan, ricordano uno, una delle prime edizioni di Euro Chocolate a Perugia, che è una delle manifestazioni più importanti sul cioccolato, papà si trovava. Sul, doveva partecipare a questo convegno dove c'erano sul palco i mostri sacri: c'era Ferrero, c'era Lind e c'eravamo noi con questo cioccolato brutto. E allora Il dibattito verteva sulle micro macchioline di cioccolato che potevano essere eh, inficiare la bellezza del cioccolato. E papà mi chiamò e mi disse: Ma che ci inventiamo secondo te questa volta e ci inventammo questo slogan che poi abbiamo utilizzato spessissimo che c'è eh, chi ha fatto la storia del cioccolato noi ci limitiamo a rappresentarne la preistoria ed era un modo anche questo per decostruire codici comunicativi che si erano lentamente eh, codificati e che avevano eh, creato tutta una serie di sovrastrutture spesso scoprimmo create ad arte. Scoprimo per esempio che moltissimi dei consumatori di cioccolato, nemmeno i più evoluti, nemmeno i più interessati, eh, conoscevano oh, le proprietà, ma anche eh, la forma del frutto di cacao, eh, perché il, diciamo che il mondo, il mercato del cacao è in mano a 5 multinazionali, quindi c'era una volontà di creare una barriera. Che, 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 che nei confronti del consumatore che impedisse al consumatore di conoscere la, 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 la storia agricola del prodotto, e lentamente, lentamente eh, fu deciso di, alla riapertura di, 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 per esempio di avere questo laboratorio a vista per cui noi abbiamo un negozio eh, di 30 metri quadrati molto piccolo e di rendere il laboratorio, il laboratorio visibile. E questo a proposito del, del, del tema della, della giornata, eh, il segreto del cioccolato al modica, perché uno degli altri eh, metodi, uno degli altri slogan che trovammo per comunicare questa, questa, questa tipicità eh, fu quello di eh, dimostrare che il nostro segreto è non avere segreti. E questa credo che sia una chiave molto importante oggi nella. Eh, nel mondo dell'enogastronomia in generale, ma anche nel nostro mondo. Nel nostro mondo ormai esistono tutta una serie di, di gambe di prodotti, tu apri una bustina, mischi con dell'acqua e dopo due ore hai un panettone quasi perfetto, eh, che probabilmente è, 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 non, non lo ricorda neanche il panettone. Quindi il desiderio di utilizzare le mandorle per fare i biscotti di mandorle, che sembrano tutta una serie di cose di passaggi scontati, ma che non lo erano, e di sfruttare la semplicità di questo prodotto, perché poi alla fine è unicamente fatto di, di massa di cacao, che sono i semi di cacao macinati e zucchero, per eh, spiegare cosa c'era eh, dietro a un prodotto. Poi eh, papà che aveva sempre eh, amato, come si diceva, la il mondo della comunicazione a 360 gradi, dalla prima radio, dalla prima radio privata al mondo dell'editoria, alla, alla fotografia. Lui aveva sondato durante la sua, la sua vita tutti i campi della comunicazione proprio per una sua passione. E allora eh, l'utilizzo che iniziò a fare di questo cioccolato era utilizzarlo come grimaldello per entrare. Eh, in contatto con tutta una serie di persone con cui eh, non avrebbe potuto farlo. Mi riferisco per esempio a una del, delle cose che ricordo molto bene, è un, un viaggio a Milano, con, lui partiva con quattro tavolette in tasca e magari dimenticava la valigia a casa, eh, però aveva, eh, capiva che questo strumento, che il cioccolato, poteva essere strumento per aprire delle porte. Quindi una volta incontrò Enzo Biaggi. Che aveva gli uffici in galleria ehm, lì alla Rizzoli, e tramite una tavoletta di cioccolato riuscì a parlare per ore, ad affascinarlo, e, e tornò eh, emozionato in maniera incredibile eh, su, su questa cosa qua. E questo tema è stato utilizzato, come dicevo, anche. In, in tanti altri campi, quindi la con, la, 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 il capire che essere un'azienda che fa di tradizione non significa mettere due piedi nel cemento e non lasciarti condizionare da nulla, ma invece aprirsi il più possibile alla contaminazione. Quindi se fino a 30 anni fa esistevano... Eh, il cioccolato alla cannella e alla vaniglia di cui parlava Sciascia, che erano le uniche due tipologie di cioccolato che erano rimaste a Monica, e darsi delle direttrici: che erano. una fu quella degli zuccheri, zuccheri diversi per, eh, per interpretare il nostro cioccolato, una fu quella delle percentuali diverse, perché storicamente la percentuale di cacao era molto bassa, considerando le temperature. In Sicilia, io dico sempre che fare cioccolato in Sicilia è un po'. L'attuazione del vendere ghiaccio agli eschimesi no? non, non è semplicissimo. Oggi abbiamo un grosso paradosso: noi vendiamo più cioccolato in agosto che nel resto dell'anno, quindi non era assolutamente, sem oggi sembra scontato, ma non era così. E, e anche di elementi che, che contaminavano e che avevano in un certo senso tipizzato eh, i percorsi storici in Sicilia per cui Nasce quella la noce moscata perché storicamente quasi tutte le ricette di cioccolato in tazza avevano una presenza di noce moscata. Nasce naturalmente il guardarsi ed aprirsi al territorio, quindi nascono eh, il cioccolato con scorza d'arancia, con scorza di limone, eh, col mandarino. Nasce eh, il cardamomo perché apparteneva alla cultura araba e quindi in un certo senso ci ha attraversato una delle più. Più belle teorie che ho ritrovato spesso in Spagna facendo delle ricerche sul cioccolato, è quella che la canna da zucchero arriva prima in Sicilia e quindi incontra il cacao in Spagna. Ma per merito degli arabi che avevano portato questa coltivazione prima in Sicilia e poi eh, arriva in Spagna, poi arriva a Madeira. Eh, e quindi molto probabilmente il cioccolato moderno, oh, una manina da parte della Sicilia, la. Lo ha avuto e eh, c'è poi l'Oggi. l'oggi è, è fatto di, di un luogo che, che paradossalmente è una cosa che un po' mi mette in imbarazzo, che paradossalmente viene conosciuto più per il suo cioccolato che per il suo barocco. Eh, forse fino a vent'anni fa dicevi modi che ti chiedevano modica dove, ora spesso sempre più di. L'assioma Modica cioccolato funziona. Significa che come veicolo questo ha funzionato, e, e poi, come ogni Fatti, cosa. Vo volevo chiederti una cosa: eh, tu, in un'intervista, eh, dici: eh, Voi avete contribuito tantissimo appunto allo sviluppo anche turistico di Modica, no? eh, Perché molti vengono, in molti vengono a Modica per il cioccolato. Eh, pensate che eh, in agosto. Eh, fanno circa 30.000 passaggi al, punto, al solo punto vendita. Eh, quindi avete contribuito in maniera importante. Però tu in un'intervista dici che Modica ad un certo punto ha voltato le spalle a tuo padre, e comunque non ha compreso fino in fondo questa operazione. Eh, ci puoi spiegare, eh, spiegare come è possibile una cosa del genere? Io credo che, che questo. Non sia solamente una colpa dei modicani, noi spesso, eh, soprattutto al sud, appartiene a una forma di pigrizia, quindi aspettiamo che il giocattolo sia pronto per scipparlo di mano, eh, non avendo il desiderio di, di capire da dove proviene, come è stato costruito e quali sono i termini per non distruggerlo. E Quindi a un certo punto quando questo cioccolato diventa importante, quando si innesca questo fenomeno, perché eh, sembra calato dall'alto, eh, ma il fatto di incuriosire con questo storytelling attraverso la... Lo storytelling non esisteva come termine quando papà decise di fare il laboratorio a vista, ma era un modo per incuriosire, prendere per mano e emozionare qualsiasi persona entrasse in dolceria quindi questa cosa è stata sfruttata spesso e, ed è arrivata è partita dal basso ed è arrivata a livelli molto alti è arrivata nel 99 nel 1999 arriva una mail del New York Times che ti dice abbiamo sentito parlare di voi e del vostro cioccolato possiamo venire a trovarvi ecco e, e da lì credo che il patrimonio più grosso della nostra azienda sia diventato in un certo senso, la rassegna stampa, cioè questo, questo modo di, di contaminare in maniera emozionale, arriva a varcare i confini di Modica, della Sicilia, dell'Italia eh, e dell'Europa. Quindi inizia il New York Times, c'è il Wall Street Journal, c'è l'International Herald Tribune, eh, tutta una serie di testate internazionali che iniziano a parlare di Modica e del suo cioccolato. E, e quindi si, si crea, inizia a crearsi questo, questo binomio. Che poi in Italia nel 99 ci fu questo Maurizio Costanzo Show Ma io faccio, faccio spessissimo questo esempio. L'indomani eh, dell'intervista a mio padre sul Maurizio Costanzo Show eh, quella, a quel tempo era no, veramente una trasmissione veramente molto molto seguita. E, molti dei nostri concittadini arrivarono, la, aprivano la porta e ti dicevano che è sta novità che fate un cioccolato buono o venivano a cercare il, il cioccolato di Maurizio Costanzo. Quindi mancava il meccanismo di identificazione nei confronti del prodotto. Cosa che poi è diventata in un certo senso una direttrice, perché naturalmente iniziano a a crearsi tutta una serie di dinamiche per cui eh, i produttori, considerando la semplicità nella produzione, i produttori da 3 arrivano a 17, a 20, a 22, a 30, oggi credo che ci siano più di 45 realtà produttive sul territorio, eh, ma credo che l'errore un po' che sia stato fatto eh, da tutti noi, io non, non, non attribuisco colpa a nessuno tranne a, a un pezzo della, uh, della politica che ha bisogno semplicemente di, di visibilità e quindi non ha mai avuto l'interesse uh, realmente di entrare nelle dinamiche dello sviluppo territoriale e, e inizia un'operazione di manualizzazione del prodotto che era la, esattamente eh, il contrario rispetto al percorso che avevamo fatto. Noi avevamo scoperto alla scomparsa del nonno che il nonno perdeva su ogni singola tavoletta un tot perché non si era reso conto di tutta una serie di, di passaggi economici. E, e invece la, la, dic, diciamo il percorso va lì. E anche quest'anno è arrivato questo. questo um, Marchio comunitario, che è stato voluto da tutto eh, il territorio, per cui tutti i produttori, nati, eh, le istituzioni, eccetera, eccetera, che tendono eh, all'IGP, eh, che io ho contrastato e moltissimi mi, eh, mi condannano per dire: no, tu sei contro l'IGP, tu sei contro lo sviluppo del territorio. Io non avevo assolutamente contrario all'IGP che è un, un marchio comunitario, identità geografica protetta, ma quale IGP? Perché spesso questa tipologia poi di dinamiche si prestano a dei meccanismi facocitanti da parte della grande distribuzione organizzata, cosa che volevamo assolutamente evitare e che naturalmente è avvenuta, per cui è stato costruito un disciplinare eh, dove si dice si può fare alla cannella alla vaniglia, si può mettere la frutta secca o altro e poi a un certo punto si dice o oh, con tutti gli altri aromi naturali a discrezione del produttore quindi quest'anno è apparso il cioccolato di Modica al carciofo eh, certificato e quello è una, una cosa che non mi appartiene e quindi la considerazione che è stata fatta è poi che probabilmente quello rimarrà il cioccolato di Modica ma non sarà più il nostro cioccolato non sarà più quel profumo che volevamo portare avanti. È una scelta discussa, discutibile per molti, e molto dolorosa perché significa perdere la possibilità di denominare il tuo cioccolato cioccolato di Modica. Cioè, non è un giochino eh, così, ma è una, è una cosa che ti colpisce tanto. Però quest'anno abbiamo fatto un'altra cosa. Dopo tanti, tanti anni che non si tostavano da noi più le fave di cacao per esempio abbiamo ricostruito il fattoio il fattoio era un termine eh, presente nel, nel documento più antico che parlava di cioccolato e di buon aiuto che era un luogo fisico dove si frantumavano le fave di cacao man mano si è passati poi all'acquisto di, di pasta di cacao già fatta, noi ne acquistiamo ancora oggi tanta però abbiamo deciso di ancora una volta di tornare indietro quindi di riproporre questo luogo fisico che è a disposizione dell'esperienza dell di chi ci viene a trovare, dove abbiamo ripreso a, a, a sentire gli odori del cacao tostato che non si sentivano più da, dagli inizi del Novecento, a, a macinare al pietra il nostro cacao, a creare un, un, ancora un'altra volta affinità elettive, perché nel corso degli anni eh, siamo arrivati a conoscere. Eh, il piccolo produttore peruviano, il piccolo produttore venezuelano, eh, il genio africano e, e quello diventa un luogo anche per ospitarli, quindi per aprirsi a, a un mondo, eh, mentre a un altro pezzo di territorio ha deciso che l'autoreferenzialità probabilmente è più, eh, più semplice eh, ed era quello che volevamo evitare. Grazie a voi, grazie. Ringrazio ancora Pierpaolo Ruta per la, sua, per la sua presenza qui a Sciabaca. Per chi si fermerà a pranzo eh, potrà gustare il, il cioccolato interpretato da Antonio Torchia. Invece a tavola troverete una, una barretta di cioccolato che ha voluto donare a tutti gli ospiti. E segnalo, faccio un piccolo spot, che la, la scatolina è realizzata da rubettino print a soveria Mannelli. Quindi c'è anche un pezzo di rubettino nel, nel cioccolato di modica. Grazie ancora e buon pranzo! Grazie.